Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video, con Oreste. Ciao, bentornato, grazie, bentornato. Grazie. Allora, perché qua Oreste? Perché questa settimana Oreste mi ha passato dei prodotti assurdi di Wish e di AliExpress. Voi sapete che ho sempre fatto la rubrica di strani prodotti di Wish, però visto che Oreste mi ha passato anche quelli di AliExpress, ho detto perché non unire i due brand e fare un video unico. Quindi da oggi nasce la rubrica gli strani prodotti di AliExpress e di Wish. Se volete anche voi ragazzi darmi una mano a far nuove puntate di questa rubrica, mi raccomando, mandate le vostre foto, i vostri trash che vedete all'indirizzo che è qua in culimpressione. Avete visto? L'avete visto? Ok, in culimpressione. Però prima volevo ricordarvi una cosa molto importante. Se non sei ancora iscritto al canale di Piroz, iscriviti attivando la campanella per non perdere i nuovi video. Segui Piroz anche su tutti i social network, Instagram, Facebook e Twitter. Eccoci, tornati qua. Allora, 20 prodotti, iniziamo subito. Adesso ci sarà anche la doppia schermata, anzi siamo già in doppia schermata, che cazzo sto dicendo? Non lo so. E partiamo subito con il primo che è... Oddio. Questo, oddio, un vestito pappagallo da drag. A parte che hanno scelto proprio il modello giusto. Almeno fatti per le due gambe. No, orrendo. Vabbè, va bene per le drag. Per le drag un po' troppo mascoline. Sì, infatti. 11 euro. T-shirt, ma non è t-shirt. Sì, infatti. Boh, andiamo avanti che è meglio. Prossimo, ecco, questo è una è un portachiavi, no, è una collana, di legno a forma di baggiana. Ovviamente abbiamo coperto e non, come si può vedere benissimo, non ha delle a prova. 25 euro per un pezzo di legno a forma di figa, cioè scusate il termine, mi sembra un po' troppo. Prossimo, delle banane papere. Banapapere. Fa un po' impressione, sembra uscito da qualche... Sì, di Tim Burton. Di Tim Burton. Boh, dire quanto sono alte, però sembrano alte, vedere che sarà un mezzo metro. Ha superato addirittura la siepe che c'è dietro. Vabbè, mamma mia. Prossimo, ecco, questo è un materassino gonfiabile a forma di noodles, di noodles ramen, quelli che si fanno. Questo è simpatico. Carino, sì. Però non si mangia, questo non si mangia. Mi piace, questo mi piace. Andiamo avanti con questo, palesemente il tarocco del Kinder Merendero. Ovviamente, vabbè, il packaging non mi dispiace perché è molto simpatico, però copiare le cose dagli altri sarebbe meglio evitare. Tu ci dici? Non è Kinder Merendero, ma è l'ovetto Kinder. Non merendero, l'ovetto Kinder totale. Ah già, scusa, no, perché io pensavo che era... È questo il merendero. Scusate. No. Avanti. Ah, bellissimo. Una merda radiocomandata. Con il tasto scoreggia, che bello. No. Steffi 1986, questo è il gadget che fa per te. Cioè, quanti di voi desiderano una merda che vaghi in giro con tanto di scoreggia? Io, ma va 20 euro un po' troppo, costa un po' troppo. Divertente. Sì, può starsi. Poi andiamo, questo, una mutanda trasparente. Ma fai prima a non portartele, c'è trasparente solo... con se vuoi mettere il pipo dentro, vedi se c'è qualcosa. Ah, sì. C'è, io perché dovrei andare in giro con una mutanda trasparente? Vado in giro senza mutande, faccio prima. Sì, boh. Prossimo, questo è un è una molletta per capelli a forma di spaghetti con ragù sopra. Il ragù sopra, bella. Sono spiaccicato nella bentella. Potrebbe essere sì, simpatico, magari per pubblicizzare un pastificio o qualcosa. Da sembra sbratto, vabbè. Prossimo. Questi, cos'è? Dei pettini a forma di dentiera. Mamma mia, cioè... Orrendi. No, orrendissimi. Cioè, poi divertente. Divertente cosa? Cioè, voi creatori di queste cagate, ma vi drogate? Non vi dovete masturbare quando, prima di fare queste cose. Che poi ragazzi 8 euro, cioè veramente esagerati. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra cosa divertente, è una valigia che si trasforma in mini moto.
Mini macchina di go-kart, no? Sì, 891 euro. Vabbè, questa non è nemmeno tanto alla fine, perché se diventa una macchinetta che veramente va... È una moto, un picco... Vabbè. Perché? Vabbè, magari un aeroporto, ma prendi... per farti strada. Ma monopattino elettrico costa molto di meno, eh. Sì, infatti. Prossimo. Lo zucchero filato, busto di pizza. Un euro. Non capisco. Io guardo i prezzi, scusi. Non capisco, non capisico. Vabbè. Ricolosi di pizza. Poi qua, rimanendo in tema, sì, dentiere, ma... degli orecchini a forma di dentiera. Bellissimo. Cioè non c'è neanche. Cioè, li prendo da mio nonno, gli faccio il buco e me li tengo. No. Prossimo. Questa. Okay. Ma stavo leggendo un'altra cosa. La maglietta c'è scritto anal. Invece di leggere consegna gratis, stavo dicendo consega gratis, rimanendo in tema. Okay. Però allora, se vedi che c'è il tipo che fa così, cosa ci sarà sotto? Ah, boh. Boh, beh, comunque anal con punto interrogativo, quindi non si sa, anal sì, anal no. Ah boh, chi lo sa, a voi le conclusioni. Prossimo, anche qua un po'. Bellissimo. Cioè questo non capire se è un po' una maglia. Sembrano quelle fasce da mettere per il mal di schiena. La pancera. Tutte, la pancera. La pancera. Però tutte in, boh, vabbè. Il modello sembra Mahmood. Sì, infatti. Non è che è lui? Ma non è male, la potere. Sì, ok. Io mi dissocio. Prossima. ok. Questo cos'è? Mutandine del riassum. Allora, è un completino sexy per fare la cameriera zozza. Beh, da chi è che non vorrebbe una cameriera zozza così in casa? Cioè, a 46,30 euro. Ma è caro. Cioè, cosa c'è? La fascetta, lo spolverino, il reggiseno, il perizoma. Voglio capire che cosa sono quelle due cose in parte. Una pomada. Ah, una gratis sotto... una pomata più cos'è, un video, ma che è? Hot time, ma che cazzo? Vabbè, ragazzi, è meglio non sapere certe cose. Non le sapevo, no. Prossimo, questo è Two Gig Multifunction. Sarebbe, penso, un divericatore delle gambe. Però sì. Dai, 834 euro, cioè, ma quale attrezzo per fare gli esercizi, cioè? Roba zozza. Mamma mia, vabbè. Paura. Prossimo. Una trappola per i topi. Ah, che vanno dentro l'acqua a fuoco. No, chi ti ha mandato questa cosa? Io? Sì, me l'hai mandata. Cioè, me l'hai mandata te. Sì, no, perché ho mandato una cosa del genere? Mamma mia. No. C'è 5 euro. Non dico niente, andiamo avanti, che è meglio. Una tazza dove si mette dentro la zampa del cane e viene fuori pulita. Ma questa sarebbe comoda per i miei cani che ogni volta entrano in casa e pulisco. 5,09 euro, spesa abbastanza economica. Sì, sì. Prossimo, un topi mouse, il vestitino per la cavia, per viene per il coniglietto. Oddio, non mi sembra tanto contento solo coniglietto. No. Cioè, veramente, ragazzi, evitate di mettere su sti cose qua, queste povere bestie. No, infatti. Lasciate perdere. Prossimo. Delle scarpe normali che si trasformano in pattini a rotelle, 60 euro. Nella serie, ma ammazzo, così a me. Ma ammazzo. Me ne vado di mezzo. Orrendo, sinceramente, a me non mi piace, orrendo. No, infatti. E concludiamo con questo, che è un conetto che si mette nelle piante dove potete pisciare il cesso, il pisciatoio, no, madonna, sempre pronto, basta mettere una pianta. Vabbè che la pianta ha bisogno di nutrimento, però ho letto su internet che la nostra urina aiuta la pianta a crescere per farla diventare bella verde. Ok, ci può anche stare, ma così no. Cioè, guardate anche il tipo in basso a destra, mentre telefona, si pisce il telefono. Roba da matti, roba da matti. Non ho parole. Non ho parole. Ed eccoci ritornati nella nostra schermata normale per dirvi che è finito il video. Abbiamo visto di quelle cose assurde, assurdissime. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace. E se volete darmi una mano per questa rubrica, mi raccomando, inviate le vostre foto, le foto dei prodotti più strani di Wish e AliExpress, dove? L'indirizzo che vedete qua in colimpressione. Qui. E qui dove? Qui. In colimpressione. Grande omaggio a Fantozzi. Che dire, video terminato.
domanda, Oreste, sottoscritto tutto. E ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!